Bentrovati, bentrovati, lettore della pressa, con questo appuntamento in diretta, il martedì. Diciamo che il quadro su cui ci muoviamo anche nel racconto quotidiano che fa il nostro giornale, sia sul piano nazionale che locale, ma anche con un occhio al piano internazionale. Proprio oggi il Premier Meloni ha fatto visita a Kiev, ieri è stata la giornata di Biden. Parallelamente il presidente russo Putin ha fatto il suo discorso, lungo discorso alle Camere in Russia, dove sottolinea la volontà di andare avanti nel conflitto, di raggiungere tutti gli obiettivi e alza ancora il tiro sulla minaccia nucleare, dicendo appunto che l'arsenale russo è pronto e che i trattati potrebbero non valere più. E se gli Stati Uniti dovessero fare esercitazioni anche di questo tipo, anche la Russia è pronta. Un'escalation indubbiamente preoccupante. L'Italia continua a essere schierata in maniera totale. Dicevo, l'Italia è schierata totalmente sulle posizioni di Zelensky. Vedremo se questa posizione continuerà a premiare o meno il nostro paese, anche dal punto di vista dei riflessi, no, sull'economia. Tra l'altro, ovviamente, nessuno, diciamo, proporre una soluzione di pace non significa assolutamente appoggiare le tesi della Russia di Putin, ma semplicemente immaginare che con la pace, che il continuo invio di armi, quindi sottoscrivere la posizione del presidente ucraino, non possa che allontanare il momento della pace. Resta una tesi questa, sottoscritta anche dal presidente della CEI, Cardinal Zuppi di Bologna, che ha detto, citando Erasmo, è meglio una pace iniqua rispetto a una guerra giusta. Ovviamente è una citazione forte, ma che dà il senso di come la pace sia un valore supremo e venga anche prima delle giuste recriminazioni rispetto all'occupazione di una terra di confine, perché di questo stiamo parlando, come era quella del Donbass. Questo sul piano internazionale, dicevo, c'è questo cappello internazionale che copre e che lascia veramente intravedere scenari foschi e preoccupanti, e poi c'è il piano nazionale, che è quello politico, tutto concentrato sia a Modena, perché uno dei due contendenti è modenese, di Campogalliano, Stefano Bonaccini, sia nazionale, che appunto il tema delle primarie PD. Domenica si vota, sappiamo che nei circoli gli iscritti PD hanno deciso che andare alle urne aperte dovranno essere Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Bonaccini è in vantaggio nei circoli, ma non significa assolutamente nulla, dal momento che nelle primarie aperte tutto può accadere. Parte in vantaggio ancora Bonaccini, ma diciamo alcuni sondaggi danno in vantaggio viceversa, con un clamoroso ribaltone proprio la Schlein, vedremo. E ovviamente sono due idee di partito completamente diverse. Tra l'altro, ieri nel confronto a Sky tra i due contendenti sono emerse queste idee diverse di partito, anche rispetto al giudizio che danno i rispettivi due candidati rispetto al governo Meloni. Tranchant e critico quello di Elly Schlein, più, diciamo, più morbido, più aperturista e anche più pronto a sottolineare gli aspetti positivi dell'azione di governo è quello espresso, il giudizio espresso da Bonaccini. Ci concentreremo sicuramente su queste primarie che vedranno alla sera di domenica, sapremo l'esito, sapremo chi sarà il segretario del PD e chi sarà colui che sarà chiamato a fare opposizione di governo, perché di questo stiamo parlando. È vero che oggi il primo partito di governo sono i 5 Stelle, ma anche alle amministrative, soprattutto anzi alle amministrative, alle regionali a Roma e Milano, nonostante la debacle del centro-sinistra, il PD si è conformato primo partito, anche a dispetto non solo del terzo polo di Calenda, che adesso è tutto alle prese con l'idea se fondersi o meno, no? Tra Azione e Italia Viva, se arrivare a una fusione o meno, dicevo non solo rispetto al terzo polo e davanti al PD, ma anche rispetto ai 5 Stelle, almeno sul piano delle regionali. Infine, ma non ultimo,
è un tema su cui ci stiamo concentrando da giorni ed è quello strettamente locale, che è legato alla gestione dei rifiuti. È un tema locale, sì, è vero che è modenese, ma che riflette un problema che va oltre i confini modenesi. A Modena è stata introdotta questa gestione porta a porta che sta provocando disagi enormi. Arrivano in redazione decine e decine di lettere di lettori, di fotografie, di messaggi, nei quali si testimonia una raccolta porta a porta fallimentare, immondizie ovunque, sacchi blu e gialli per la raccolta di plastica e carta sparsi non solo nelle aiuole, tra l'altro come indicato proprio da ERA, ma proprio per strada, mescolate alla raccolta indifferenziata. Questa è la situazione che abbiamo di fronte, e una gestione dei rifiuti purtroppo fallimentare per ora. A nulla è valso anche l'annuncio del cosiddetto spazzino di quartiere, quei 7 operatori che dovrebbero girare nei quartieri per aiutare i cittadini, per essere punto di riferimento per gestire l'immondizia. La verità, insomma, è che al momento la situazione appare decisamente non controllata e il degrado è evidente. Dicevo che è una situazione modenese, ma non solo, perché ricordiamo che a Modena insiste uno dei principali inceneritori della regione, che è quello sempre gestito da ERA, tra l'altro la stessa società che controlla la gestione della raccolta differenziata. E, dicevo, questo inceneritore in via Cavazza, che brucia ogni giorno 240.000 tonnellate di immondizia, 20.000 tonnellate, scusate, che brucia all'anno 240.000 tonnellate, 20.000 tonnellate al mese, e le brucia comunque. E questo è il piano, diciamo, no, i riflessi non solo locali di questo problema, perché abbiamo un inceneritore che è di fatto regionale, che importa rifiuti dalla regione, ma non solo, e li importa per la quota residua a quella non occupata dall'indifferenziata modenese. Quindi, paradossalmente, meno immondizia indifferenziata c'è, l'abbiamo detto più volte, e meno immondizia indifferenziata viene prodotta a Modena, più i comportamenti sono virtuosi, più arriva immondizia indifferenziata da fuori provincia. Questa è la realtà, è un paradosso, soprattutto se si considera, ripeto, lo stato di degrado in cui versano le strade in città, decine e decine di foto lo testimoniano, e se si considera il fatto che a fronte di questo sacrificio chiesto ai modenesi e di questo camino che inquina, questo è un dato di fatto, poi insomma le ripercussioni sulla salute non sono per ora certificate, al di là di un rapporto monitor di qualche anno fa che sottolineava l'aumento dei tumori non Hodgkin e dei parti prematuri, però al di là di quello studio nulla è stato fatto ancora in questo senso sul rapporto tra incenerimento e salute. Però dicevo, devono sopportare l'inceneritore che inquina l'aria indubbiamente, no? Ed è la prima fonte di inquinamento singola per il territorio, devono sopportare una Tari che non rimane invariata senza nessun vantaggio, e devono sopportare le strade sporche, veramente invase dai pattume. È una cosa che oggettivamente non appare né equa né gestibile. Ce ne siamo occupati, ce ne continueremo a occupare, ripeto, è un piano locale che però ha riflessi e ha una valenza anche che travalica i confini modenesi. E tutto questo, ripeto, sotto un quadro internazionale che preoccupa. Vedremo oggi come proseguirà la visita del Premier Meloni in Ucraina e vedremo quali saranno le reazioni al discorso di Putin, a cui facevo cenno all'inizio di questa breve diretta. Noi continueremo a raccontarlo, continueremo a raccontare quello che avviene sul piano internazionale, continueremo e vedremo domenica cosa accadrà con le primarie nel PD, e continueremo a raccontare i fatti modenesi. La gestione dei rifiuti ovviamente è uno di questi. Grazie ai lettori della Pressa per la loro attenzione, per la vostra attenzione. Noi ci ritroviamo con questo appuntamento in diretta martedì prossimo, per chi vuole seguirci ovviamente, più o meno dopo l'ora di pranzo come oggi. Grazie a tutti.